Ragazzi, voi dite perché sto sussurrando? Perché sono a lezione, cioè a lezione, in video lezione. E quindi che cosa ho detto? Ho detto, vabbè dai, ho bisogno un attimo di staccare, mi alzo un attimo perché devo registrare il video per YouTube. Cioè nel senso, microfono muto? Ok, no, non mi... Voi dovete capire che io ho l'ansia quando faccio queste cose, dico, oddio, ma non è che ho il microfono aperto, invece no, tutto a posto. Allora, volevo dirvi veramente molto brevemente che il video di oggi è... Pov, sei Carla in una giornata normale, quindi vi faccio vedere io, proprio così, quando faccio le cose a cavolo, cioè nel senso sono in un posto, prendo e riprendo, quindi vi faccio vedere io che cosa combino. Ragazzi, guardate, sono in mezzo a nulla. No, io comunque che vengo sempre fuori con il mio disagio e che quindi mi metto a fare le storie, no? Nei posti veramente più belli, perché guardate, sto in mezzo a nulla. O ovviamente sto a casa, cioè nel senso, non vi preoccupate. E niente, no, sapete che io faccio sempre questi video perché... Cavolo, stavo cadendo, guardate. Cioè sto cadendo, ah beh, che poi io che cammino per i campi in cappottino, vestito, calze Dr. Martens, è tutto normale, sto facendo la salita, per questo sembro uno stupido pinguino impedito che cerca di salire. Io vi giuro, no, mi sto sentendo male. Ecco qua, tutto quello che ho dietro a me è un panorama bellissimo, c'è veramente tantissima gente, proprio tanta, ci sono tantissimi negozi, tutto qua attorno a me, cioè veramente top, cioè va tutto bene ragazzi, va tutto bene. E niente, non so perché sto facendo questo video, probabilmente farò una compilation dei disagi di Carla, che sono io, anzi Carly e i suoi disagi. Oddio, aspetta che c'ho il fiatone. Quindi farò quelle cose, oppure farò un ricordo del mese di aprile, cioè nel senso farò qualcosa se riesco ad arrivare viva. Ok, detto ciò, ci vediamo dopo, un bacione grandissimo. Eccoci qua ragazzi, sono arrivata al parco, sto facendo una passeggiata, ho una felpa bellissima di Bershka, sì, lo posso dire, tanto non mi denunciano, sto facendo delle foto, anzi mi stanno facendo delle foto perché io da sola non me le riesco a fare, mi sta venendo anche l'attacco d'allergia, mi sono impigliata nelle foglie, ok? E niente, questo è stato il mio entusiasmante weekend dopo aver fatto ieri quella figuraccia al supermercato, eccomi qua, ma mi vedete, ok, perfetto. E che bello, è arrivata la primavera e sono troppo felice. E comunque da dire una cosa, chissà, cioè chi mi conosce sa che io amo profondamente Maria Sole Poglio, e guardate, cioè questa felpa l'ho comprata perché ce l'aveva anche lei e ho contattato non so quante persone perché era fuori produzione la felpa, una roba del genere, e sono troppo felice ora, quindi guardate che meraviglia, che foglie, che colori, non vedo l'ora che torni l'estate. È un sabato qualunque, è una domenica qualunque, una domenica italiana. E basta, ecco qua, ho fatto anche la mia cavolata di oggi. Ragazzi, come potete vedere, io non smetto mai di girare per Roma, sto facendo una visita guidata all'aperto, quindi non vi preoccupate. Però guardate con questo vento i miei capelli. No, ma è strano che io ancora non avessi fatto un video dove parlavo cose del genere. E non ho capito dove sono, io non ve lo so dire. Vedo Piazza del Grillo, che penso faccia riferimento al film Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi. Cioè, penso sia tipo tutto questo circolo vizioso. Quindi, bene, questo qua è Carla disagiata, che gira per Roma e si perde. Ragazzi, come state? Mi sto per mettere a letto. Sono stanchissima, come potete vedere dalle mie condizioni, non sono neanche truccata, quindi questo qua, questo video è proprio zero filtri, no? No filter, come dicono, come direbbero gli inglesi. Sì, da notare il mio piumone con Winnie the Pooh. Aspettate, ve lo faccio. Le mie lenzuola di Aurora. Parete fucsia, letto viola, questo lilla, sto coso bianco, quello. Mamma mia, che disastro, infatti dovrò cambiare tutta la camera. No, comunque sono veramente in condizioni pietose o scene. Sto vedendo un film perché vi faccio vedere, io ho la TV là e la TV di solito si usa per guardare film, oppure la si guarda da spenta, quindi si vede lo schermo nero e è molto bello guardare la TV, specialmente quando non c'è nessun film, vedere quello schermo nero, non sentire nessun suono, no, veramente bellissimo, consiglio a tutti, compratevi le TV, ma mi raccomando ragazzi, non accendetele mai. No, è un consiglio che vi do proprio, cioè, d'amica...
Ma che problemi ho? Perché devo fare queste cose? Io non... Cioè, sono le 11 passate di mercoledì sera, quindi dovete capire che domani ho scuola, anche se inizio alle 10 ho scuola, perché ho scuola come tanti di noi, cioè di voi, di noi. Tanti, come tanti, ok? Non so che pronomi usare, come tanti. Quindi dovrei dormire. Eppure mi metto a fare ste cazzate. Cioè, nel senso, mi metto a registrare i video. Ma il mio vicino me lo ritroverò con un'ascia sotto la finestra o davanti alla porta di casa mia, che fa: chi è che sta registrando i video? Alla Shinik, Wendy, Wendy. No, aspettate, al posto di Wendy, Wendy, quando Jack Nicholson si affaccia, fa: sono Lillo. Ma vi prego, perché questo? Ok, io voglio fare questa challenge. Bob, sei Carla la disagiata in una qualsiasi giornata. Meglio di così, ragazzi, non lo so. Comunque, sono veramente stanchissima, stanca. E cos'era questa cosa? Mamma, no, niente, sto facendo un video. No, non sto piangendo, sto ridendo. Questo per farvi vedere che questa qua è veramente la mia vita. Cioè, io quando dico di essere disagiata e dico quelle cose, faccio le mie espressioni, cioè veramente la mia faccia, non sto fingendo nulla. Dovete capire che è veramente la mia vita questa. E poi perché stavo col piumone così? Cioè, io ora parlo così, mi metto così, vedete questo che è molto molto bello, ovviamente. Comunque, io vi auguro buonanotte, anche se il video uscirà domani, perché è giovedì, quindi giovedì alle 17 esce il video. E quindi non so perché sto augurando buonanotte se esce alle 5 il video. Perché? Cioè, non sono storie di Instagram che quindi verranno pubblicate ora, ma il video... Ok, sì. Quindi non vi auguro buonanotte, vi auguro buonanotte per tutte le notti future che affronterete. Vi auguro buone notti e fatemi sapere voi che pensate di Pob, sei la disagiata Carla Lanzetta in una qualsiasi giornata. Ragazzi, io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. E no, vabbè, oggi ho fatto un video, cioè volevo essere breve perché volevo mostrarvi questa serie di video che io avevo fatto così, ma proprio alla cavolo. E io vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, Carla Lanzetta, dove devo ringraziarvi perché un mio reel, che in realtà era un TikTok, ha avuto più di 20.000 visualizzazioni. E poi su quello ci vorrò dedicare un video, solo perché è un numero che, cioè, per me è veramente grandissimo. So che magari non è veramente così tanto grande, però per me è veramente un numero grandissimo. Io amo arrivare alle persone, quello che voglio fare, e quando capisco di riuscirci sono veramente la persona più contenta di questo mondo. Detto ciò, quindi vi lascio il mio profilo Instagram, di nuovo Carla Lanzetta. Iscrivetevi al mio canale YouTube, perché cioè ne vale la pena, ragazzi. Cioè, chi è che fa video di disagiati? Solo io. Quindi Carla Lanzetta, poi su TikTok Carla Lanzetta, e in realtà è un profilo che sto usando meno perché sto usando il profilo di senza trattino basso zuccheri trattino basso, e su 21 Buttons, dove mi chiamo sempre Carla Lanzetta, perché ho tanta inventiva, quindi cambio sempre nome. Sì, no, ma infatti voi non scoprirete mai la mia vera identità, perché cambio sempre nome, come potete vedere. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo alle 5, quindi non mancate.